chiediamoci perché mai accada che quando la fisica cerca di fissare le sue unità, le trova tutte diverse dal numero 1 e sempre organizzate con delle virgole. Voi direte, dipende dalla unità, dalla scala che noi fissiamo. E certo, se infatti ci basiamo su una scala che è quella delle nostre grandezze, tutte le dimensioni atomiche sono a un livello decimale minimo, perché sono particelle tutte piccolissime. Però, vedete, ogni struttura unitaria ha la sua struttura unitaria. Prendiamo per esempio in considerazione l'unità della particella. Noi in chili abbiamo l'unità alla dimensione 10 alla meno 31. Perché? Perché l'unità di riferimento nostro, in linea, è il decimetro riferito al metro. Quindi è un decimo. E perché il metro, nelle tre componenti, 1 più 1 più 1, che in dimensione atomiche sono 10 alla 10 ciascuna, la combinazione tra tutti e tre i lati, tutti di un metro cubo, è data da 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10, così come un metro cubo è dato da un metro per un metro per un metro. 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10 è 10 elevato a 30. Se deve avanzare per 10, è 10 elevato alla 31, ebbene il suo valore inverso, quello atomico, quello strutturale, non può che essere 10 alla meno 31, se l'immagine grande, multipla che noi ne abbiamo è 10 alla 31. Quindi alla dimensione 10 alla meno 31 kg, noi abbiamo la dimensione unitaria di questa struttura. Per quale motivo? Quando a questa struttura, a questa dimensione unitaria, noi appuriamo il 9, non ci fermiamo e andiamo ad aggiungere anche i sottomultipli della struttura intima che esiste per questa unità, perché non abbiamo ancora capito che una unità deve essere il numero 1, oppure deve essere una combinazione tra estremi n ennesimi che presenta i multipli attraverso la struttura dei sottomultipli, presenta n attraverso n elevato meno 1. Noi, andando oltre la dimensione 10 alla meno 31 in una dimensione più piccola, stiamo esaminando la struttura intima che fa parte dell'unità. E quindi, se noi la aggiungiamo presumendo di aumentare il dettaglio, noi stiamo semplicemente facendo una grossa sciocchezza, perché poniamo in essere quella struttura intima che invece è posta alla base, opposta, antimateriale o magnetica della quantità che noi vediamo come elettrica o come materiale.
Di conseguenza non possiamo sommare alla massa materiale la massa antimateriale nella pretesa che così facendo noi aggiungiamo dettaglio materiale alla materia. No, noi aggiungiamo semplicemente delle quantità relative all'antimateria e compromettiamo la quantità di materia. Ecco, la fisica alle varie dimensioni non ha ancora capito che in primo luogo bisogna scoprire la struttura unitaria dell'unità riferita alle nostre unità di misura. Definita quella scala di grandezza unitaria dell'unità della fisica che noi vogliamo conoscere, il nostro esame deve ultimarsi alla visione della parte intera, perché tutta la parte a scala inferiore, che noi possiamo certamente quantificare e leggere, non è parte della struttura, diciamo, multipla, ma è parte della struttura sottomultipla, che serve proprio a differenziare la parte multipla dal numero 1. Perché se noi abbiamo una unità della fisica, questa è 1, ma 1 come n ennesimi. Per cui quando noi alla scala 10 alla meno 35 joule per secondo della energia nella costante di Planck andiamo a scoprire 66 e poi abbiamo una parte decimale rispetto a questa grandezza 10 alla meno 35, noi dobbiamo fermarci a 66, perché da questo momento in poi, andando ad analizzare il dettaglio decimale, noi andremmo ad occuparci della struttura inversa, quella sottomultipla, quella che è 66 elevato a meno 1, in base alla quale noi poi abbiamo una grandezza data da 66 elevato a più 1. Questo processo, che deve essere vero per tutte le unità della fisica, non fa parte ancora della nostra acquisizione culturale. Per cui quando io sostengo che l'unità è un ente culturale, arrivo a dire che nella cultura scientifica attuale non è entrata ancora l'unità nelle unità della fisica, perché quando a n si aggiungono gli ennesimi, che dovrebbero servire solo a strutturare la grandezza n, si fa la stessa cosa che nella pretesa di avere la parte di materia presente in un'onda oltre la linea di equilibrio, poiché in una intera onda c'è anche la parte inversa, se noi immaginiamo che una è 9 e l'altra è il nono, noi sommando a nono i noni non possiamo credere che definiamo meglio solo questa parte qui, se aggiungiamo anche questa parte qui, perché questa parte qui è antimateria, è mancanza di materia, quella materia che invece esiste qui. Noi non possiamo aggiungere alla presenza l'assenza, nella pretesa di essere più precisi, perché non siamo più precisi, diveniamo tanto imprecisi quanto tutta la parte decimale che abbiamo arbitrariamente aggiunta.